nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Abbiamo già vissuto un cammino penitenziale, un pellegrinaggio, per lasciare dietro di noi la nostra fragilità, le nostre mancanze, per incontrare tramite Maria la grazia di Dio. Uniamo al nostro pellegrinare anche la richiesta di perdono di tutte le nostre mancanze e affidandoci a Dio, fonte di ogni misericordia. Fratelli e sorelle amati da Dio, abbiamo celebrato anche quest'anno questo nostro pellegrinare, questo nostro venire da Maria in un santuario a noi molto caro, il santuario mariano ufficiale della nostra curania, della nostra zona, che subito dopo le nostre parrocchie dovrebbe essere la nostra seconda casa, il luogo dove Maria ci fa riscoprire il nostro essere chiesa, il nostro essere famiglia, un luogo dove noi veniamo per portare noi stessi, ma per attingere tramite la sua intercessione le parole del Figlio suo, per poi viverle, per poi condividerle. E la parola di Dio di oggi ci introduce anche nella memoria che la Chiesa ci fa fare. Oggi è la memoria di San Giuseppe, lavoratore. Il lavoro che è un mezzo tramite il quale noi dobbiamo rendere culto a Dio. Non si celebra il culto a Dio solo venendo a messa, solo recitando le preghiere, ma con la propria vita, con la propria quotidianità, con il proprio lavoro. Sia il lavoro domestico, a casa, sia il lavoro nelle fabbriche, nella scuola, negli uffici, ovunque. E difatti noi abbiamo ripetuto nel Salmo: benedici Signore l'opera delle nostre mani. Una delle cose che vogliamo vivere tornando a casa, l'impegno di rendere più santo il luogo del nostro lavoro, della nostra quotidianità. Invece, se noi guardiamo i giorni passati o le settimane che seguono i nostri impegni, sembra che i luoghi del lavoro sono i luoghi della dannazione, i luoghi della fretta, della rabbia, dello stress, del nervosismo. Ma noi cristiani siamo chiamati a essere sale e luce proprio in quei luoghi. Tocca a noi trasformarli in luoghi di luce, i luoghi di dialogo, i luoghi di serenità. Ma quelli che vengono, ma quelli che lavorano, ma i colleghi, ma gli altri non la pensano così. Ma noi cristiani siamo chiamati a essere luce e sale nel piccolo, nel quotidiano. Ecco allora la prima grazia che vogliamo chiedere a Maria: aiutaci come tu, come Giuseppe, aiutaci a santificare la nostra quotidianità, la nostra famiglia, il nostro lavoro. E tu, Signore, benedici l'opera delle nostre mani. La seconda cosa che vogliamo vivere alla luce della parola di Dio nel Vangelo che abbiamo appena ascoltato, tornando a casa, essere missionari. Il primo luogo dove noi dobbiamo annunciare è la famiglia, è la parentela, è il vicinato. Se noi veniamo in un santuario, se noi preghiamo, se noi facciamo dire le messe ai nostri cari, se noi cantiamo, se noi facciamo tante cose belle, ma poi ritornando a casa tutte queste cose rimangono campate in aria, vuol dire che c'è uno scollamento, c'è qualcosa che va ricucito. E non dobbiamo scoraggiarci. L'abbiamo ascoltato nel Vangelo, il primo che hanno criticato è stato Gesù. Chi sono stati i primi che lo hanno deriso? Sono stati i suoi familiari, chi lo conosceva. Ma chi è questo? Ma come fa? Ma come osa parlare in nome di Dio? Noi conosciamo i suoi genitori. Giuseppe, che è un lavoratore, un carpentiere, Maria, sua madre, conosciamo anche i cugini diretti. Allora nella cultura ebraica non c'è la nostra distinzione, quindi anche i cugini di primo grado si usa il termine fratello, sorella. Conosciamo i familiari diretti, ma questo come osa dire certe cose? Quante volte avviene a noi la stessa cosa?
Ci prendiamo quel proponimento col marito, con i figli, con la moglie, con i fratelli, con i genitori anziani. E poi proprio loro ci consigliano, proprio loro mettono in dubbio la nostra buona volontà, proprio loro ci girano le spalle, proprio loro non ci dicono mai grazie. Ma la coerenza di Gesù ci porta ad amare fino in fondo e a compiere il nostro dovere per amore, ecco allora il messaggio della prima lettura, la carità. È la carità che dà senso, dà valore alla nostra quotidianità. E Maria e Giuseppe hanno avuto questa capacità, nell'amore saper vivere il loro essere sposi, il loro essere genitori, il loro essere testimoni. Ma non perché erano privilegiati, perché credevano nell'amore e nell'amore vero, quello di Dio. E allora l'ultima grazia che vogliamo chiedere a Maria è proprio questo: donaci il dono della carità, tornando a casa aiutaci, insegnaci ad amare con il tuo cuore di madre, insegnaci ad amare con il cuore del tuo figlio che è diventato per tutti noi l'amore assoluto, quell'amore che tutto copre. L'abbiamo ascoltato nella prima lettura: al di sopra di tutto vi sia la carità, che è il vincolo della perfezione. Se veramente vogliamo essere perfetti, se veramente vogliamo tornare a casa dopo questo pellegrinaggio con un impegno più grande, con una gioia più grande, amiamo. La grandezza della persona non sta nelle cose che dice, nelle cose che lascia, nei soldi, nelle proprietà, negli scritti, ma sta nella capacità di amare. Al di sopra di tutto ci sia la carità, che è il vincolo della perfezione, che è il vincolo della perfezione. Tutto quello che fate in parole ed opere, tutto si compia nel nome del Signore Gesù. Sapete perché molte volte i nostri amori umani non portano frutto o non portano quel frutto che noi tutti vorremmo? Perché non sono amori fondati sull'amore di Dio. Una coppia che non mette l'amore di Dio al primo posto diventa una coppia che vive un amore limitato. Degli amici che non mettono Gesù al primo posto come amico con la A maiuscola difficilmente riusciranno a vivere fino in fondo la loro amicizia senza fratture, senza divisioni. Due fratelli, due sorelle, due vicini, se non cercano di amare con il cuore di Cristo, sicuramente arriveranno quelle motivazioni per dire: tu stai da una parte, tu stai dall'altra, io seguo i miei interessi, tu segui i tuoi interessi. E allora Maria interceda per noi, San Giuseppe interceda per noi, la Sacra Famiglia intercedano per noi, perché tornando a casa, tornando nelle nostre famiglie, nelle nostre parrocchie, nei nostri ambienti di lavoro, sappiamo riscoprire la gioia di quell'amore che copre tutto, quell'amore che ha in Gesù la sorgente, quell'amore che sicuramente renderà santo ogni nostra azione, anche quella quotidiana. E quanti, vivendo con serietà questa parola di Dio che noi oggi abbiamo ascoltato, hanno raggiunto la pienezza della carità, la pienezza della gioia vera. Ecco, Maria ci doni questa grazia, perché se ci dona questo, automaticamente tutto il resto, la salute, la forza, la comprensione, tutto quello di cui noi abbiamo bisogno o i nostri cari ci chiedono del bisogno, verranno di conseguenza. La prima cosa che dobbiamo chiedere: Maria, tu che sei madre, modello dell'amore, insegnaci ad amare. Donaci la grazia, tornando a casa dopo questo pellegrinaggio, di saper amare tutti, cominciando dalle piccole cose, cominciando dalle persone che ci sono a fianco.